Una folla di fedeli ha caratterizzato il rosario e la messa della festa di San Pio, dedicata al santo di Pietralcina nel 43° anniversario della sua morte. L'evento è stato organizzato dal Comitato Devoti Padre Pio Onlus presso il Parco Padre Pio, con l'obiettivo di trascorrere momenti di raccoglimento e preghiera, pace e allegria. Dobbiamo dire che è il 10° anno che si svolge questa festa presso il parco appunto intitolato a Padre Pio, dove è stata appunto posta una statua in onore del santo, e noi praticamente è nata così: con un gruppo di amici che si sono ritrovati presso questo parco durante un aperitivo hanno deciso appunto di festeggiare Padre Pio, e quindi è appunto il 10° anno che si svolge questa manifestazione. Lo scopo qual è? Lo scopo è quello di ritrovarsi insieme fra amici, insomma, no? La sera stare qui a discutere e anche con momenti di preghiera, perché che si svolge il Santissimo Rosario, la messa, e poi è già 10 anni che noi invitiamo presso questo parco degli artisti di fama nazionale degli anni 60-70 che ogni anno ci allietano con le loro canzoni. Che dire, appunto, è una manifestazione che noi vogliamo portare sempre più avanti, vogliamo anche che vi giungano anche altri giovani che si uniscono a noi, in modo di poter appunto farla diventare sempre più importante. E niente, dobbiamo ringraziare chiaramente gli sponsor che ogni anno, nonostante la crisi che al momento il nostro paese sta attraversando, ci danno una mano per poter fare, e anche tutti i cittadini chiaramente che di volta in volta ci danno il loro contributo per appunto ottenere il meglio della manifestazione. Quest'anno vogliamo ringraziare, visto che parliamo di sponsor, vorrei ringraziare personalmente la famiglia di Alessandro Capodici. Alessandro Capodici purtroppo ci ha lasciati prematuramente, in quanto lui è stato uno dei primi sponsor che ha, appunto, della nostra manifestazione, e ci tengo a ringraziare la famiglia, perché è stato appunto uno che dall'inizio ci ha dato una mano. Da parte mia vorrei dire solo una cosa: stasera, guardando il parco fuori, ho visto che c'è tantissima gente. Evidentemente questa festa riscuote un ottimo successo e sicuramente piace ai cittadini italiani, visto che, come ha detto prima l'amico Giuseppe, hanno contribuito a far sì che questa festa, insomma, si realizzasse nel migliore dei modi. Idea radio. Come mai questa idea? Posso prendere questo microfono? Scusami un attimo, posso fare un'intervista? Ma tu che fai l'intervista? No, proprio prendere lei. Tu che fai le interviste, ti hanno mai ripreso? Sì, cosa provi quando fai le interviste? Cerco di trasmettere qualcosa a chi mi ascolta. Cosa pensi del Giardino dei Semplici? Hai sentito qualcosa? Non lo so, devo ascoltarlo. Ma hai sentito le canzoni nostre? Non ero nata in quelle. Ma le hai sentite alla radio le canzoni? Sì, ne ho sentite una. Sì, molto romantica e molto appassionata. Passo la palla. Un abbraccio circolare. Ciao. Ciao ragazzi, dai. Signore e signori, Latiano, festa di San Pio, il Giardino dei Semplici!
noi siamo, facciamo musica leggera, non perché sia poco, di poco valore, ma perché leggera è un po' come l'aria, passa dappertutto. Questa è una frase che mi venne molti anni fa e credo che sia importante. Questa è la prima cosa importante da dire. Siamo stati fortunati, la fortuna. Perché continuiamo a cantare e stiamo ancora insieme? Non lo so, forse perché lasciamo qualcosa dove andiamo. Ed è probabile che questo qualcosa che lasci, probabilmente, insomma, crea un seme che poi sviluppa, insomma, c'ho il giardino, una pianta, i frutti. E questo sicuramente. Cosa trasmettiamo quando cantiamo? Questa è l'altra domanda. Cosa trasmettiamo? Cosa vogliamo trasmettere? Io penso alla bellezza delle canzoni nelle quali abbiamo creduto. Poi tutto il resto è la gente che deve sapere cosa prova, mo c'ho, quando le sente.